ragazzi miei, benvenuti in questo nuovo video. Bea, benvenuta anche tu in questo nuovo video. Lo so che ogni volta che c'è da fare il bunker tu sei qui a guardarlo, quindi va bene, vuoi le coccole? Vuoi le coccole? Va bene, ti facciamo un po' di coccole. Che bella che sei, che bella che sei, tu sei il mio amore. Oggi quello che facciamo è molto semplice. Andiamo a verniciare l'interno del bunker, andiamo a staccare tutto quello che abbiamo costruito dentro per Technoid, perché ci abbiamo fatto il video. Chi si è perso, ragazzi, il video di Technoid, andate a guardarvelo, perché ha fatto la stanza da gaming, lui è all'interno, io intanto ho fatto un po' di casino perché ho tolto il coperchio, quindi è caduta l'acqua là dentro. Tiriamo fuori il tappeto, tiriamo fuori tutto e dobbiamo andare a chiudere bene queste cose qui. Dovrei trovare anche la placca della cosa. Proveremo a cambiare la luce, devo trovare il modo di spegnerla, la luce, si deve spegnere, che funzionano i ventilatori lo stesso. Qua sopra dobbiamo inventarci all'infretta qualcosa che funzioni il più prima possibile, in modo che copra e stia tranquillo. Cioè, dopo capirete, lo so che è un po' difficile da capirmi quando parlo, però adesso vedrete quello che faremo. Ragazzuoli, io vi ricordo che se arriviamo a 10.000 like e 10.000 commenti in 72 ore, vi lascio anche il tempo per poterci arrivare. Oggi vedrete il verniciare il bunker, vedrete la chiusura del bunker. Però se raggiungiamo i nostri obiettivi, farò una notte dentro il bunker, dormirò una notte dentro il bunker, tutta una notte intera, dove, ragazzi, vi farò vedere le clip, tutto il resto fino alla mattina, e vedremo come sarà la situazione dormendo là dentro. Quindi prima lo allestiamo, lo facciamo diventare apposta per dormire, ci mettiamo i cuscini, tutto il resto, una piccola televisione o anche senza, vediamo, e poi dormiamo dentro. Quindi 10.000 like, 10.000 commenti, solo voi, ragazzi, potete fare questo e solo la nostra community può fare questo. E cominciamo a verniciare, let's go. Io spero che questa, ragazzi, questa serie vi piaccia tanto. E direi che il fuori è completato, ora ci tocca soltanto lavorare all'interno. Cominciamo a lavorare all'interno e vedrete che si finirà. Togliamo quei led, verniciamo tutto e poi installiamo quello che si deve installare. Intanto, ragazzi, volevo dirvi che sapete che io sto facendo il go-kart. Vi faccio un piccolo spoiler del go-kart, ok? Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato e a cosa sto studiando. Sto studiando una cosa un po' più grossa del solito. E mi sono arrivate intanto le cose per le ruote, che sono da saldare, e sto aspettando ancora, che dovrebbe arrivare a metà mese, probabilmente prossima settimana, sto aspettando ancora che arriva l'assetto, non l'assetto, il gancio, non so come si chiama, anteriore, è quello che spinge, e tra un po' dovrebbe arrivare anche il motore. E per chi, ragazzi, sapesse, cioè sa come far funzionare un motore elettrico, mi scrivo su Instagram, perché mi manca una batteria, quindi non so ancora bene come fare. Però adesso concentriamoci sul bunker. Ok, ragazzi, quello che andiamo a fare adesso, andiamo a togliere tutti gli viti che abbiamo lasciato l'altra volta. La terra è molto secca qua, le rose vanno bagnate dopo. Le rose vanno bagnate! Ora andiamo a prendere una scopa, che gli diamo una pulita al volo nei bordi. Oh, dopo c'è. Tè non manca mai, tè marocchino. Ora entro all'interno e comincio a tirare fuori tutto quello che deve essere. Vediamo se riesco a tirare fuori questa sedia. Ok, tirato fuori ciò che non mi serve più, sedia, via da qua che non serve, ciabatta ci serve dopo, questa coperta, questa. Ciao, ma ha sporcato tutta. Accendiamo l'acqua e laviamo il cavolo di collo. Ora andiamo ad appenderlo sopra la porta, così si asciuga.
tappeto si asciugherà. Io quello che devo andare a fare ora è andare a pulire l'interno. Come potete vedere è un po' tutto sporco. Andare a staccare la scrivania, che è quella, staccarla, portarla fuori, dare una pulita al tutto e poi dopo scoliamo la vernice e cominciamo. Paletta, carta e la scopa che è lì. Prendiamo anche l'avvitatore, così stacchiamo tutto quello e lo portiamo fuori. Sono dimenticato, devo prendere la sedia, però lo facciamo col teletrasporto. Eccola qua, presa. Quindi andiamo a metterla all'interno. Questa mettiamo qua, questa mettiamo qua, l'avvitatore la mettiamo qua, la scopa qua. Ci vediamo dopo. A few moments later. Ok ragazzi, l'interno pulito perfettamente, ve lo faccio vedere, eccolo là, pulito, non c'è più neanche un pezzo di terra, non c'è più nada de nada. Quello che andiamo a fare adesso è mettere la vernice qui e cominciare a verniciare il bunker dall'interno. Mi sa che è da mescolare con un po' di acqua, un po' troppo densa, quindi la riempiamo il più possibile quanto ci serve a noi dentro il bunker. Cioè, utilizzeremo questo. Apriamo qua tranquillamente, andiamo, lo richiudiamo, lo mettiamo così. Ok ragazzi, iniziamo con questo muro qua e vediamo un attimo come procederà. Mamma mia, sta prendendo forma. Sto iniziando a verniciare. Già ragazzi, comincia a prendere un'altra forma. Quindi raga, farò tutto il bunker e poi dopodiché vi farò vedere come è arrivato. O faccio una parete alla volta, poi vi faccio vedere come è diventato. Sono passato la prima mano. Già, sono sporchissimo, mi sono sporcato tutto totalmente. E ora è lì, e questa è la prima mano dei muri. Ci ho messo anche dello spray per almeno fare quei bordi là e tutto il resto più o meno si vedono di quel colore lì. Ora passiamo la seconda mano, tra un po' passiamo la seconda mano che c'è ancora l'odore di alcol dentro, ragazzi, che mi sta soffocando, ma li sta aspirando via. Abbiamo passato la seconda mano. La seconda mano dei muri, eccola qua. Molto più clean adesso, eh. Molto più clean. Pensate quando sarà arredato. Pensate che col bianco, con i colori, con i LED, tutto ambientato bene. Intanto stavo per morire, ragazzi, guardate che male che ho fatto, mi sono fatto malissimo. Ho spruzzato la bomboletta dove c'è la colla perché non prende la vernice su quella colla là e non riuscivo più a uscire, mi stavo soffocando, c'era troppo gas dentro e non c'era la sedia lì. Io sono inciampato, sono caduto, mi sono fatto male. Vabbè, lo stesso ragazzi, ci vediamo tra poco che passiamo la terza mano, l'ultima, visto che c'è la vernice. Poi dopodiché cliniamo tutto. Ok ragazzi, adesso entriamo, andiamo a vedere com'è l'interno. Ok, direi che si è asciutto molto bene, si è asciutto. Dobbiamo rifare solo un attimo il soffitto e direi che tutto il resto è veramente perfetto. Una volta che la vernice si asciuga, diventa sempre più bianca, sempre più bianca. Ecco qua. Questo odore qua veramente ti fa venire mal di testa. Quindi ragazzi, che rifaccio un attimo il soffitto, così viene clean. E direi che l'interno l'abbiamo fatto, il pavimento non lo facciamo nemmeno perché non serve. Perché il pavimento poi ci andrà il tappeto e andrà un battiscopa così di tappeto là in su. E quel tappeto che abbiamo nero fuori lo usiamo per poi andare a fare qua. Se no aspettiamo l'altro tappeto che sta arrivando, perché mi sta arrivando un altro tipo di tappeto. Ok ragazzi, abbiamo finito, ma è successo un macello. Cioè io sono veramente tutto sporco, tutto unto. Abbiamo finito, eccolo qua. Let's go. Questo è l'interno. Cioè l'abbiamo fatto tutto bianco dentro. E dentro, cioè voi lo vedete dal video, ma è bianchissimo ragazzi, bianchissimo e perfetto. Andiamo a chiamare Technoid, vediamo dov'è. Ma vi pare che è uscito adesso, che stava chiamando. Andiamo a vedere, che così abbiamo anche un'altra parte. Oh, che fai? Stavo giocando con me. Ah. Perché sei tutto messo così? Hai visto, sono in una situazione... Ma tu sei mezzo nudo, sei in mezzo nudo. Cosa fai? Sto lavorando. Vuoi vedere come è venuto il bunker? L'hai dipinto, per quello che sei tutto sporco. Sono tutto sporco, guarda. Tutto, letteralmente tutto sporco, tutto bianco. Vuoi vedere com'è dentro? Sì. Fratello. Ah, hai dipinto dentro? Dai, sta pian piano prendendo forma. Oh, vedo già da qua il bordo. Lo vedi il bordo? C'è il bordo che è diventato bianco. Meglio bianco, eh. Ma sai che bianco c'è anche più luce?
Sì, in più tutto il resto, quello che andrò a mettere dentro, prenderà più, capito? Più con luce. Prenderà più forma, diventerà più figo. Rispecchia di più. Sì. Hi, bro! You know what I'm saying, bro? Ah, che te però ne fa? Però si devo asciugare. Sì, Ho fatto tre mani qua. Tanta roba, No, veramente... Così rende ancora di più. Ma sembra proprio una casa sotterranea bianca. Presente le mura bianche che abbiamo di qua? Sì. Poi verrà arredato. Ci saranno le mensole con i fiori dentro. Ma quella mensola che mi avevi messo l'hai tolta? Subito, tac tac. Cioè si lavora qua, Fra. No, bella, bella. Complimenti, veramente. Fatto bene ad allenarti. Così quando andiamo a cambiare casa, magari se dobbiamo dare delle mani di bianco, sei già tutto bello allenato. Allora, il giorno che tu dovrai cambiare casa io non ci sarò. Ah, non vieni? Magari nella prossima stream house? Nella prossima stream house? Vado via quando ci sarà, arrivo. No. Bisogna anche di dipingere, fare. Invece penso che prendiamo una casa che bisogna dipingere, fare lavori come io ho fatto in questa. Lì, frate, entra in modalità money, diventa money muratore. Diventa money tutto fare. Tutto fare, fratello, sai che sono bravo in Instagram. No, comunque un voto da 1 a 10, 11. 11? No, veramente? Perché tu non l'hai fatto, la base? Perché lì ci va il tappeto. Ah, è vero. E non serve dipingerlo, cioè hai mai visto dipingere il pavimento? No, ci mettono i piastrelli di solito. Sì. O il parquet. Tappeto, money tutto fare. Sì, money tutto fare. Vabbè, io ci penso io. Tu ascolta, dammi quello che devo fare e tu poi togliti, lascia fare a me. Hai capito? Sì, vabbè, l'unica pecca è che ci metti un mese, però poi alla fine si fa. Ma no! Un mese sta questo bunker qua. Vabbè, nel frattempo c'è stato aspettare i pezzi che dovevano arrivare. Aspetta di fare gli altri video. Una vera domanda. Ma poi quando lo dovremo togliere? Ma poi quando bisogna togliere? Piangerò quel giorno. Il giorno che dobbiamo cambiare villa, dici? Metti caso. Magari se andiamo in una parte ancora più grande puoi fare il mega bunker. E perciò quelle cose ti riservirà anche la reazione e tutto. Sì, ma il mega bunker me lo fai con quella reazione lì. Il mega bunker lì servono i tubi grossi, fare la reazione con le ventole grosse. Scusa, ma quanto lo vuoi fare grande il mega bunker? Il mega bunker sarà mega bunker, sarà una stanza. Ma sei matto? Una stanza da gaming. Poi vedremo, perché io ho visto, ragazzi, ditemi sotto nei commenti se ne vale la pena. Comprare un container, farsi arrivare un container. E sotterrare un container? No, lo lasci fuori e lo fai diventare una bomba. Ah, senza scavare? Senza scavare. Allora però non si chiama bunker. E come si chiama? Si chiama container. È un container. Però se sotterri il container, poi se vuoi togliere il container, sei una gru. Ti serve come quella, guarda. Serve tirare. Se no, la soluzione sai qual è? Quando te ne devi andare via, lasci il container lì e ci metti solo la terra sopra. Vabbè, dai, ma mi dispiace ma non lo tolgo, ragazzi. State tranquilli, andrà avanti. Ce ne saranno anche tanti altri episodi che dovranno uscire. Dobbiamo mettere a posto dentro, dobbiamo allestirlo. Poi cominciare. E poi, ascoltami. Io dormirò una volta qua, poi ci dormirai anche tu. Certo, se arriviamo ai like che dico io però. Allora, quando sarà sistemato quanti like vuoi per dormirci? Io voglio come minimo 15.000 like. Poi, commenti? 15.000 like e 15.000 commenti. Mamma mia quanto vuole questo. Ragazzi, sono dei duri. Fra, guarda, guarda che è la cosa della piscina. Ok, che avete detto 7.000 like e pass. Sono già arrivati in 24 ore. Alve deve comprarla. Ma io so che già che per la moto ha fatto casino, quindi deve prendertela. Vediamo adesso per la piscina. Ma per la piscina, ragazzi, io l'ho presso. Io sono veramente una rogna. Niente, raga, direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina. Ragazzi, non mi sono dimenticato, però la cupola non la posso mettere perché adesso è tutto che si deve asciugare. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.